Bene, allora, buongiorno. Guardiamo adesso come possiamo fare a fare un oggetto che permette di volare in via rovesciata. Ok? Allora, partiamo più o meno da zero. Vi spiego come andare su via rovesciata. Andate sul sito viarecciata.com. Per semplificare tutto il sistema, consiglio caldamente di scaricare Creator Companion. Okay. Creator Companion è un'applicazione che permette di comandare Unity, quindi adesso do per scontato che voi abbiate installato Unity e che abbiate installato la versione giusta di Unity per VRChat, che in questo momento è la 2019-431. Comunque il Creator Companion si preoccupa poi di pilotare la versione di Unity in maniera opportuna. Okay. Adesso salto il pezzo di Creator Companion, do per scontato che l'abbiate scaricato, lanciato, che abbiate scaricato e installato Unity, quindi siete in grado di lavorare con Unity, e entriamo senz'altro in Creator Companion. Allora, quando si entra in Creator Companion, quello che succede è che abbiamo questa finestra qua, più o meno, dove sono i progetti. Io ne ho già fatti tre di progetti di questo tipo. Adesso cancelliamo questo perché non è importante. Qui ci sono varie impostazioni, vari strumenti, ma quello che è importante è che da questo Creator Companion possiamo fare New. Facendo New ci chiede praticamente dei templates ufficiali e noi usiamo preferibilmente Udon Sharp. Potremmo anche usare Word. Ma Udon Sharp è, diciamo, decisamente il più semplice ai fini del nostro di quello che vogliamo fare. Allora, noi qua facciamo un progetto, che facciamo Udon Sharp Flying Object. Allora, Udon Sharp Flying Object, andiamo sicuramente a creare questo oggetto, questo progetto. Ci piego un pochino, nel frattempo vado a vedere il progetto precedente che era questo, in cui c'avevo un flying object che però, ecco qua, flying object, quindi me lo prendo questo qui, adesso poi vi dico perché, questo qui poi lo metto in paste bin così ve lo ritrovate, e andiamo a vedere se per caso ce l'ho. Si è aperto praticamente l'Udon Sharp Flying Object. L'Udon Sharp Flying Object in teoria dovrebbe essere. No, questo qui l'Udon Sharp Flying Object non è ancora acceso. Sta probabilmente ancora creando. Aspettate che fermo un attimo il. Ok, andiamo avanti. Vedete che sta aprendo il progetto. Abbiamo cliccato praticamente su Open Project Udon Sharp Flying Object. Ci impiega soprattutto la prima volta un po' di tempo perché? Perché deve inserire soprattutto tutti i package che sono elencati qui sulla sinistra. Vedete che mi ha messo VRChat SDK, VRChat SDK Worlds, VRChat Package Resolver, VRChat Client Simulator e Udon Sharp. Insomma, mi ha messo un po' di cose che servono. Tra l'altro mi si accerta che siano le ultime versioni e se sono le ultime versioni mi consente di fare l'upgrade in modo tale che poi da iniettare le versioni giuste di questa cosa. Quindi adesso noi facciamo quindi Udon Flying eccetera eccetera, lo stiamo. Ok, ci ha impiegato anche più di 5 minuti, parecchio, e abbiamo quindi praticamente la versione tutta buona, tutte buone impostate, abbiamo praticamente il VRChat SDK che voi vedete che diventa un modulo del mio Unity. Qui dovete accertarvi, quindi cliccando su VRChat SDK, di loggarvi correttamente con VRChat per poter lavorarci, ok? Quindi qui abbiamo lo splash screen che è questo e soprattutto avete praticamente il show control panel che vi dice praticamente l'account con cui siete collegati. Io posso
fare di nuovo. Mettiamo di nuovo tutte le mie cose. Vediamo un po' se me lo lascia fare. Ah, io dovrei avere anche l'autenticazione doppia. Quindi credo che mi chieda anche l'autenticazione via. Ok. Magari adesso. Ok, in effetti mi ha chiesto l'autenticazione doppia, ma dopo un po' mi ha dato il permesso. E notate, mi dice World Creator Status allowed to publish worlds, Avatar Creator Status allowed to publish avatars, e posso fare logout, oppure posso fare builder, eccetera. Quindi la prima cosa che faccio, giusto per capirci, è di tolgo questo SDK, e qui praticamente introduciamo praticamente la nostra hierarchy. Prendiamo un oggetto e prendiamo un piano, questo, ok? Ci accertiamo che sia la posizione 000 e poi facciamo la cosa proprio banale banale. E sopra questo piano ci mettiamo anche un cubo, questo qua. Siamo banale banale nel senso che, vabbè, banale fino a un certo punto, nel senso. Ci avviciniamo un po'. E cerchiamo di. Ok, prendiamo questo cubo che abbiamo appena creato, questo, andiamo nella scena, se no non ci capiamo niente. Infatti era il problema che ero su game e devo andare su scena. Clicco su cubo, lo alzo un attimo giusto per capirci un pochino. E a questo punto, ecco, l'idea è di poterci mettere un oggetto che mi permette di volare. E quindi, come faccio per farlo? Introduco una capsula, quindi 3D Object, anche una capsula, questa. Questa capsula la mettiamo qui e la stringiamo un pochino per farla un pochino più piccolina, ok? E poi la mettiamo un po' più in alto. Ecco, questa capsula è l'oggetto che ci permetterà di volare. La mettiamo magari più o meno sopra il cubo, se ci riusciamo. E a questo punto, ecco, avendo la capsula, per permettere a questa capsula di essere presa in mano, dobbiamo aggiungerci, avendo la capsula, dei componenti. Il componente ci mettiamo prima di tutto un VRC pickup. Ok? Il VRC pickup è quello che permette a un oggetto di essere presa in mano. E se guardate, una volta che gli ho messo lo script VRC pickup, compaiono una serie di opzioni e possiamo anche mettere quel test. Prendimi vola, no? Possiamo metterci use text vola, che è molto carino. E poi nell'autohold gli mettiamo yes. Ecco, questo yes è fondamentale, ho scoperto prima che è fondamentale per poterci lavorare. In realtà dobbiamo ancora costruirci lo script di volo e per avere lo script di volo andiamo qui e facciamo un create usharp script, quindi vedete che ci viene e creiamo un flying object. Con le maiuscole e minuscole tutte a posto, Y e I anche, e questo flying object lo creiamo, ci compaiono una coppia di oggetti, e uno di questi oggetti è praticamente, non mi ricordo mai se è quello di sopra o quello di sotto, comunque facendo doppio clic praticamente dovrebbe aprirsi, credo che sia quello di sotto dove c'è il simbolino dello sharp. Vediamo un po', ok. Facendo doppio clic con un po' di insistenza mi apre Visual Studio e dentro questo script vedete che originalmente c'è uno script vuoto praticamente, cioè con dentro poca roba. Fa tutto questa cosa che sappiamo e vedete che c'è solo scritto start e niente. Quindi io faccio CTRL A per selezionare tutto, cancello.
Poi faccio Ctrl V lo script che avevo preso Flying Object precedente e lo spieghiamo anche un attimino. Allora, rispetto alla versione che avevo messo inizialmente, non c'era, cioè c'era un private void e qua è un private void, l'ho sostituito con un override public, perché se no dava un errorino. Non era sicuramente questo quello che lo rendeva, non lo faceva funzionare, però vi spiego cosa fa. Allora, praticamente quando viene preso in mano l'oggetto, viene attivato questo metodo onPickupUseDown. E noi gli diciamo che quando lo prendiamo in mano, attiviamo il volo, isActive diventa true. E quando invece facciamo useUp, cioè nel senso che abbiamo finito di usarlo, isActive diventa false, cioè vuol dire che non è valido. E poi diciamo che ogni volta che l'oggetto praticamente è attivo o meno, gli stiamo dicendo semplicemente di, cioè ogni volta che è attivo, di impostare la posizione del player local. Il player local praticamente è il local player, sarebbe l'avatar che sta usando, che sta prendendo questa cosa. Viene praticamente preso, viene impostata la velocità dell'avatar, no? A questo valore. E in questo modo praticamente lo si fa volare, nel senso che va verso la direzione in cui si guarda in quel momento. Vedete, qui c'è transform forward e c'è un max velocity che inizialmente impostata a 3 metri al secondo. Essendo un public float max velocity uguale 3, vuol dire che se andiamo troppo piano, troppo veloce, possiamo anche modificarlo da dentro da dentro Unity, per capire qual è il valore giusto, se 3 è troppo poco o troppo tanto. Ok, allora torniamo praticamente al nostro progetto. Qui dopo un po' no, dobbiamo dirgli che questo flying object lo associamo alla capsula oltre al pickup, VRC pickup. Quindi facciamo add component e qui cerchiamo anche qui flying object. Ecco, io suggerisco sempre di fare così, cioè creare lo script prima e poi associarlo andandolo a cercare, invece che fare il new script qua, che invece ho visto per esperienza che è un disastro. Quindi flying object lo postiamo e il flying object, una volta che in teoria mi sarei aspettato che facesse vedere anche il public, non lo fa vedere, ma dovrebbe comunque funzionare. Quindi questo qui è un node sharp, lasciamo tutto com'è e proviamo a vedere se tutto ciò funziona. Ora, se non so se avete notato, avevo lasciato dei debug quando si prendeva l'oggetto, così vediamo se lo prende. E i debug compaiono qua nella console. Quindi mettiamo la console, puliamo la console con clear. E poi facciamo un play, ecco il play fa un debug del nostro script senza chiamare VRChat, però ci accertiamo se funziona. In realtà non va bene, non funziona, perché manca il world descriptor, quindi dobbiamo mettere un world descriptor dove sta l'avatar. Quindi cerchiamo nel progetto il VRC world, se no cerchiamo semplicemente world e un po' search all. Ok, vedete che c'è un VRC world trovato. VRC world lo mettiamo praticamente in gioco e dentro questo VRC world praticamente ci sono le informazioni che permette la VRC scene descriptor, che è lo script che senza il quale non possiamo manovrare. Ora, se non vado errato, lo scene descriptor punta in questa direzione. Allora, qui sicuramente facciamo cambiamo il nome. Non mi ricordo più come si fa a cambiargli nome. Comunque, teniamola con questo nome del piffero. Ah, mettiamo negli asset e chiamiamolo main principale, ok? Quindi si chiama main, ok, questo è il modo per cambiargli nome. Salvata. E a questo punto rifacciamo il play e il play dovrebbe funzionare, solo che forse stiamo guardando verso la parte sbagliata.
Comunque ci impiega il suo tempino. E qui abbiamo la scala. Ecco, cerchiamo di metterla in modo tale da che non sia né troppo grosso né troppo piccolo con questo scale. Accettiamo. E qui vedete che stiamo guardando in realtà nella direzione. Mi sarei aspettato di guardare di qua, ma comunque va bene così. Allora, lì dentro abbiamo questo coso qua e vedete che c'è praticamente Equip. Equip cosa vuol dire? Che lo prendo in mano. Ora, quello che succede è che praticamente se io lo... Ok, mi ero dimenticato di salvare, fare Ctrl S di questo script, infatti ero rimasto l'asterisco prima sopra. Adesso dovrebbe funzionare, nel senso che se vado praticamente nel mio flying object, vede che lui mi dice compile of one script finished, che è quello che ci interessa, e poi l'altra cosa che abbiamo visto che non succedeva è che non compariva la max velocity, quello era l'indizio che non l'avevo fatto in realtà lo script. E avendo fatto max velocity, avendo praticamente a questo punto salvato lo script, posso riprovarci. E in teoria, ecco, mi metto sulla console così vedo praticamente il debug del mio script. Facciamo close menu, andiamo a questo punto. Ecco, c'è un equip con l'interaction test. Lo prendo. Vedete che adesso, intanto che sto, ecco, e se praticamente funziona che praticamente se non premo clic praticamente non volo e atterro. Se invece premo clic si attiva. Infatti vedete che ho premuto clic e compare praticamente set active true e quindi mi sta in costante velocità. E se io vado su praticamente vedete che posso volare e volo nella direzione in cui sto guardando. Vedete che sono alto, 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 quindi posso volare anche con lo shift per muovermi più velocemente. E se abbandono praticamente col click, ho il trigger quando sono visualizzato, funziona. Ora, questo sistema qua, boh, a questo punto posso anche, dovrei poter, ecco, se col tasto destro lascio il mio oggettino che posso riprendere. Se voglio essere più fine, posso mettere che Interaction Test vola. Credo che sia questo. E poi ricordiamoci di salvare e facciamo l'ultimissima prova. Anzi, no, poi vedremo anche che funziona il volo anche con la modalità di build, eccetera. Quindi adesso torniamo praticamente di nuovo a prendere il soggetto, vedete vola, compare vola, lo prendo e se metto il clicco vedete che posso praticamente andare in volo, vedete che compaiono e poi ecco se lascio, ecco, cado giù. Ok, quindi a questo punto facciamo exit play mode, ci accertiamo di aver salvato tutto. E andiamo a fare l'esperimento con Show Control Panel. Andiamo sul builder, ci facciamo il build and test, così vediamo se funziona effettivamente in VRChat vero e proprio. Qui ci impiegherà un po' il suo tempo, adesso sospendo un secondo. Ok, vedete che dopo qualche minutino mi ha lanciato la finestrella di VRChat. E a questo punto, con molta pazienza, aspetto che faccia il login. Ok, entriamo nel nostro mondicino. Scusate, non aveva cliccato prima. E quando siamo entrati nel nostro mondicino dovremmo vederci più o meno quello che abbiamo visto prima nel debug. Eccolo. E
mi avvicino praticamente alla. Vedete che se è un pochino più definito, vola, prendo. Ecco, vedete che adesso sto volando. Vedete che sto volando e se lascio clic la cosa dovrei tornare giù. Vediamo un po' se riusciamo ancora a simulare il volo, che è con W. Che vedete che volo, perché se non avessi il flying object sarei praticamente ecco, adesso sto praticamente, vedete che sto fuori dalla piattaforma, e se lascio andare praticamente però posso tranquillamente riprendere di nuovo con W, con lo shift, cercare di riraggiungere la mia piattaforma. Ormai non ce la facciamo più. Pazienza. Comunque, il concetto in teoria dovrebbe essere questo. Credo che sia tutto. Ecco, solo un'aggiunta. Visto che avevamo il debug, a volte può essere utile anche per questo genere di script. Per vedere questi script bisogna praticamente. Un po', dove è finita la. Non ce l'ho più l'oggetto di volo, quindi faccio che rilanciarlo così. Sì, ecco, scusate, proviamo. Ecco, adesso ce l'abbiamo ancora. Vedete che mi devo avvicinare. Ecco, quando mi avvicino abbastanza. Potrei volare, però c'erano per sapere se sta funzionando, posso fare il right shift backtick e 3, che sono tre combinazioni che dalla tastiera italiana è impossibile ottenere, ma dalla tastiera inglese che sto usando io americana la posso fare. Praticamente right shift backtick e 3 insieme, vedete che mi fa vedere praticamente la console. E a questo punto vedete che se io faccio clic, praticamente mi dice sono riuscito a prenderla, e vedete che mi fa vedere praticamente tutto il debug e quindi anche praticamente il meccanismo. Quindi se io vado qua e vado qua e faccio clic, solo che si sposta. Ecco, probabilmente c'è una piccola, c'è un piccolo aggiustamento che magari farò, perché vedete che c'è uno. Probabilmente dipende dalla direzione della capsula, perché la capsula è direzionata in modo un po' stranino, quindi probabilmente non avviene quello che vorremmo. Poi magari aggiusterò, però il concetto è che sia l'active che il fatto di avere la velocità e quindi di poter volare in una direzione o un'altra. Chiedo scusa se non è ancora, diciamo, production ready, cioè pronta per tutto, magari poi l'aggiustiamo un attimo, ma comunque tutti gli elementi ce li abbiamo, quindi partendo da questo si può arrivare a fare l'oggetto volante come ho fatto a suo tempo. Buonasera a tutti, allora.